L'ebook dal titolo Sistema integrato di diffusione delle statistiche dell'Istat, percorso e stato attuale, contiene la descrizione delle diffusioni realizzate dall'Istat e gli strumenti con cui vengono messi a disposizione i risultati delle rilevazioni statistiche ai nostri utenti. Viene quindi descritta la ricca e articolata offerta di prodotti di diffusione, realizzati secondo le più moderne tecnologie di rilascio delle informazioni statistiche e cercando di eliminare barriere nella fruizione dei dati. Dalla lettura del volume emerge il percorso di sviluppo della diffusione in Istat, un percorso che ha condotto naturalmente alla realizzazione di un sistema integrato di diffusione, sistema integrato per quanto riguarda i contenuti. Diffondiamo microdati, macrodati, informazione statistica integrata. Ci sono diverse modalità di rappresentare i dati, modalità in forma tabellare piuttosto che in forma grafica, con grafici interattivi, dashboard. Un sistema integrato per i luoghi in cui poter reperire le informazioni, luoghi online, quali ad esempio il sito istituzionale, il contact center, luoghi on-site, quali la nostra biblioteca. Si tratta di un lavoro corale realizzato da tante colleghe e tanti colleghi che lavorano attualmente nel servizio di diffusione. E abbiamo cercato di lavorare insieme per fornire un quadro il più esaustivo possibile degli sviluppi raggiunti nel campo della diffusione. Il volume è articolato su 9 capitoli. Il primo capitolo descrive i principi statistici che sono alla base della progettazione e realizzazione del sistema integrato. Dal secondo all'ottavo capitolo si spazia dall'accesso ai microdati nel rispetto delle norme sulla tutela del segreto statistico e della protezione dei dati personali, alle evoluzioni delle piattaforme di diffusione, ai prodotti editoriali, alla rappresentazione visuale dei dati, contact center, sito istituzionale, biblioteca. Il percorso può essere inteso come una serie storica dei prodotti di diffusione. In realtà, l'idea iniziale per la realizzazione del volume era quello di descrivere esclusivamente le innovazioni di processo e prodotto realizzate negli ultimi anni, ma durante i lavori è venuto naturale volgere lo sguardo al passato. Cercare di capire come veniva realizzata la diffusione nel passato, come l'Istat ha saputo cogliere le innovazioni tecnologiche e le innovazioni anche dal punto di vista normativo. Ad esempio, per i microdati si descrive il percorso dei file di microdati messi a disposizione degli utenti. Nel 1999 diffondiamo i primi file standard. Successivamente, in seguito a sviluppi nelle metodologie di controllo per la tutela della riservatezza, i file standard vengono sostituiti dai file per la ricerca. Ancora nel 2013, vista la possibilità di poter diffondere, fare ad uso pubblico, in base a una norma del regolamento europeo, anche l'Istat rende accessibili sul sito istituzionale questi micro.stat file ad uso pubblico. Anche per quanto riguarda il laboratorio di accesso ai dati elementari, abbiamo la storia della sua nascita nel 1999, primo esempio in Italia. Primo esempio in Italia lo abbiamo anche per un laboratorio di accesso ai dati elementari da remoto, realizzato l'anno scorso, a marzo 2003, abbiamo istituito il primo laboratorio di accesso ai dati elementari da remoto presso la Banca d'Italia. Quindi molte sono le innovazioni riportate nel volume, innovazioni anche per quanto riguarda la piattaforma di diffusione dell'istituto. La nuova piattaforma Istat Data sostituisce il precedente Corporate Data Warehouse i.stat, una piattaforma che presenta innovazioni non solo tecnologiche, anche per l'utilizzo dello standard SDMX per il trasferimento dei dati, ma presenta anche innovazioni per la ricerca dei dati, la navigazione dei dati. Ancora nel corso del 23, la produzione editoriale si è arricchita anche di prodotti di web publishing che forniscono al lettore un prodotto più snello, ricco non solo di testi, grafici e tabelle, ma anche immagini e riferimenti multimediali.
Ma la diffusione è un settore in continua evoluzione. Altri progetti sono in cantiere, altre innovazioni. È partito ormai il progetto per la reingegnerizzazione del sistema di microdati Armida, che consentirà anche una interconnessione con i sistemi già in uso presso l'Istat, il sistema dei metadati, il contact center. A breve diffonderemo una nuova piattaforma Archibibio che accanto a pubblicazioni statistiche presenterà anche documenti archivistici. Ancora, innovazioni che prevedono l'utilizzo di intelligenza artificiale. Già nel contact center rinnovato nel 2022 sono presenti alcuni sistemi di assistenza virtuale, ma stiamo approfondendo anche ulteriori tecnologie per l'uso dell'intelligenza artificiale e poter fornire, adattare, diciamo, la nostra offerta alle richieste degli utenti. Utenti, chi sono questi utenti a cui è rivolto il volume? La statistica ufficiale è al servizio della collettività, quindi la diffusione deve soddisfare esigenze di diversi utenti, amministrazioni pubbliche, istituzioni europee, ricercatori, media, cittadini in generale, utenti diversi per le proprie capacità statistiche di base o avanzate, utenti diversi per le esigenze di reperimento dei dati che possono essere un mero accesso o approfondite analisi. A tutti questi utenti si rivolge il volume per fornire un quadro di tutte le possibilità disponibili. Utenti quindi che vogliono semplicemente leggere i commenti delle informazioni statistiche da noi realizzati, che vogliono delle tabelle di dati, che vogliono avere una immagine diretta dell'andamento del fenomeno attraverso un grafico, che vogliono ricerche, informazioni sulle rilevazioni realizzate, vogliono effettuare delle ricerche storiche. A tutti questi utenti auguro una buona lettura.